diciamo che la presentazione di Fiorigliano è finita, però diciamo che siccome come i figli, diciamo uno è chi scrive lo sa, sono i libri come i figli, io ho un altro libro scritto in precedenza, appunto Storia dal sogno, del quale però non vi dirò nei prossimi 2 ore, ma rubiamo l'ultimo 4 minuti per parlare di Storia dal sogno. Storia dal sogno è un piccolo libro scritto da un piccolo autore, che sono io, per un piccolo uomo che è mio figlio Adriano, che sta lì. È un piccolo romanzo di formazione nel quale si ritrovano tante paure, tante cose che dobbiamo vivere nella vita, insomma narra la storia di un ragazzo che deve lasciare il suo paese e deve vivere per 5 anni lontano da casa, 5 anni nei quali dovrà imparare nuove tecniche di coltivazione ma anche riportare poi dopo 5 anni il proprio paese e tutte le esperienze che ha accumulato. Dunque proprio l'altro da Storia da un sogno, adesso Diego ci farà un'altra lettura. Nel libro ci sono 2 favole in tutto il libro e una di queste si intitola Come un guscio di noce e ora ci verrà appunto interpretata da Diego Luzzi. C'era una volta, in una parte del pianeta non meglio identificata, una pianura verde immersa tra boschi e vigneti nella quale nel Pacifico scorreva un fiume. Le sue acque provenivano da molto lontano, da posti dimenticati, al riparo da sguardi indiscreti, e proprio per questo il suo incedere sicuro non consentiva ad alcuno di navigarlo. Molti erano stati coloro che avevano tentato l'impresa, chi più chi meno tutti con lo stesso risultato. Qualche attimo sulle acque in precario equilibrio e poi rovinosamente tutti annegati tra i frutti. Un giorno un piccolo guscio di noce si trovò a rotolare proprio sulle rive del grande fiume e ad avvicinarsi fin quasi a sfiorarlo. Come erano belle e invitanti le sue acque. I riflessi azzurri delle piccole onde abbagliavano gli occhi e il dolce crepitio dello scorrere risuonava caldo come un falò in una fredda notte d'inverno. A fatica il piccolo guscio si spinse oltre e si sporse da un ciotolo per meglio osservare quella meraviglia. Il fiume, incuriosito da tanto interesse, dal canto suo allungò appena il braccio in onda e portò nel suo letto il piccolo guscio. Dapprima frastornato e impaurito nel trovarsi tra i frutti, il tenero guscio cominciò in equilibrio a dimenarsi tra le acque. La paura di bagnarsi al punto di affondare e annegarlo era molta, ma con l'andare del tempo si accorse che la sua scorza era molto dura e che, anche se piacevole sentirsi scorrere l'acqua tra le rose forme, nulla gli sarebbe accaduto se non il piacere di vedere cosa c'era al di là della pianura e di provare quelle sensazioni altrimenti negate a chi non va per mare. Dovete sapere che il piccolo guscio portava al suo interno una minuscola piuma ancorata a ben saldo ormai da tempo all'interno delle sue cavità, quasi a farne parte inscindibile. Accadde un giorno che, durante la navigazione, un sopalzo violento staccò la piuma dal guscio, la quale cominciò così a volare libera su di esso. Il piccolo guscio disperato cominciò a scivolare sulle acque, tentando di riprendere la sua piuma, non tanto perché le mancasse, ma perché era talmente sua quella presenza che senza di lei gli sembrava di essere meno amato e solo, alleggerito di quel corpo etereo che tanto faceva parte di lui. Il fiume, accortosi dell'accaduto, cercò in tutti i modi di aiutare il piccolo guscio, alzando su di onde fragorose, spruzzando l'acqua sulla piuma finché si appesantisse e ricadesse nel guscio, addirittura fermando il proprio scorrere, che per millenni era stato lo stesso. A nulla valsero i tentativi del fiume finché la piuma, nel suo volare libera, rimase impigliata in una ragnatela e il piccolo guscio la vide portare via da un grande corvo nero. Povero me,
tanto tempo che ormai non riesco più a fare nemmeno. Le lacrime scendevano copiose, più passavano le ore, più il guscio si riempiva di esse, rendendo sempre più difficile galleggiare. Il fiume, visto ciò che stava avvenendo, riprese a scorrere e, approfittando di una lacrima intorno a uno scoglio, svolse il guscio dal suo letto, facendolo volare sulla riva opposta, salvandolo dall'annegare, augurandogli che un corpo lo ricongiungesse alla sua piuma. Morale. I fiumi scorrono lenti, accarezzando i piccoli gusci impauriti, portandoli oltre i confini di quanto desiderano, ma rinunciando a loro laddove il viaggio non è più desiderio. Le piume accarezzano i piccoli gusci volando su di essi, e se una ragnatela le ferma, per loro si ferma anche un fiume. Ma questo le piume non lo sanno, e i gusci dalla riva stanno a guardare. A questo punto, vabbè, siamo vicini alla conclusione. Sempre nella storia di un sogno c'è la seconda favola, appunto, del Crusato Libro, alla quale io credo particolarmente, che è una favola che qualcuno, insomma, che ha già partecipato alle mie presentazioni, diciamo, magari la conosce già, però siccome a me piace molto, diciamo, a favore di chi non la conosce o a favore di chi la vuole riascoltare, ora vi leggerò la favola di Il Lago e l'Aquila, però mi devo mettere gli occhiali. C'era una volta, in un posto lontano da tutti, un lago grande e maestoso. Era adagiato, sicuro e protetto tra quattro montagne, così alte, ma così alte che, pur alzando gli occhi fino al cielo che su di esse poggiava, a stento se ne potevano scorgere le sommità. Il vento non riusciva a entrare in quella valle profonda, ed è per questo che il lago non era mai increspato neanche da una minima onda e inamovibile com'era, passando il tempo a guardare su di lui le aquile volare. Un giorno, appunto, un'aquila si accorse dello sguardo insistente del lago e, affrontata la lunga planata, si andò a posare sulle sue rive. Com'era bello! Le sue acque immobili e cristalline riflettevano la luce e le immagini come uno specchio di finissimo mistero. E non vi era rumore alcuno lì, se non quello del silenzio che immoto riempiva la valle. L'aquila allora prese un piccolo sassolino e lo gettò nel lago per vedere quanto lontane fossero le sue misteriose profondità e quante onde sarebbero da lì partite a increspare quell'acqua ferma da sempre. Fu tutto un brillare. A ogni piccolo cerchio che si allontanava, un altro ne seguiva e ancora l'immagine dell'aquila appariva ora distorta da quel giorno di onde, ma era bello vedersi così, portentoso trasformarsi e fondersi nel riflesso di quelle limpide acque. Il lago dal canto suo era contento di sentire su di sé quei movimenti e quella sensazione gradevole di nuovo che mai aveva provato, e tacendo nell'aquila il piacere si lasciava dondolare tra quei momenti di gioia e attesa. Passarono i giorni, i mesi e gli anni. L'aquila aveva continuato per tutto quel tempo a gettare sassolini nell'acqua e le onde erano infinite e incessantemente si inseguivano, rispecchiando la luce del sole sulle pareti della valle, tanto che tutto intorno finalmente si potevano scorgere la bellezza e la forza del lago. La sua presenza era indiscutibile, il suo potere evidente, e l'aquila era felice di aver dato luce a un essere così incantevole e il lago fiero di ciò che ora riusciva ad essere e a sentire. Un giorno l'aquila scorse in mezzo al lago un piccolo dosso di pietre bianche. Ma che cos'era? Ma certo, a furia di gettare sassolini, aveva finalmente raggiunto la profondità del lago e dallo stesso era sorto un isolotto sul quale adagiarsi, riposarsi,
Accetto di ciò che per lei era ormai il suo vivere. Aveva sognato da sempre quel momento, ed anche quando aveva abbandonato i suoi compagni perché troppo impegnata a dar la vita a quelle acque immobili, non aveva avuto paura, certa com'era che il lago, in qualche modo, anche se nei suoi silenzi, l'avrebbe ripagata. Spiccò il volo, un volo alto, armonioso, delicato e forte come mai prima aveva osato provare, e si andò così a posare delicatamente su quel piccolo dosso, leggera, come un fiocco di neve a gennaio. Dio com'era felice, era al centro del suo amore, immersa nell'incanto delle acque che l'avevano vista crescere e diventare utile, gradita a qualcuno, necessaria a qualcosa, in poche parole, amata. D'un tratto però, accadde che il lago, vistosi scoperto nei suoi più reconditi e profondi segreti, facendole ancora di più piangere nel posto al centro delle stesse, il posto che lei aveva creato. Sapeva che sarebbero stati gli ultimi movimenti e che di lì a poco il lago sarebbe tornato all'immobilità nella quale lo aveva conosciuto. Fu allora che dal fondo della sua anima l'aquila pensò: è stato bello essere qui, meraviglioso costruire qualcosa, ma altrettanto illusorio farlo su un terreno tanto effimero e così poco affidabile. Il silenzio delle risposte non date è stata bugia per le mie illusioni, e le luci riflesse sulle onde soltanto un'opportuna ipocrisia, della quale nell'impegno dell'impresa mi sono fidata. Ma ora devo andare, sì, tornerò nel mio cielo, di sicuro grande e spaventoso, calmo e tempestoso, di ghiaccio e calore, ma vero e spogliente, sincero ed accogliente, dal quale osserverò spegnersi lacrime di evaporazione e trasformarsi in nuvole dalle quali struggersi in gocce di rimpianto. Fu così che il lago la vide andar via, e ancora oggi in un posto lontano da tutti, ma al sicuro protetto tra quattro altissime montagne, a riflettere il nulla, domandandosi perché dal cielo non tornano più le aquile a fargli emergere il cuore.